Buonasera, sorpresa! Febbraio, oggi è 31, domani è febbraio. Che cosa ci riserva febbraio? Come vedete, ho messo. No, non lo vedete perché il telefono cade sempre. Eccolo qua. È entrato febbraio e qui abbiamo tutti i passaggi dei pianeti. Febbraio è il mese dell'acquario, come potete vedere d'altronde dalla figura. Ok, mese dell'acquario è entrato per l'esattezza del 20, ci si alterna sempre tra il 20 e il 21 ogni anno, e finirà il 20 gennaio, finisce il 19 di febbraio. Poi ricordiamoci che l'acquario è un segno governato da Saturno ed Urano. Ok? Più Urano che Saturno. È diventato più uraniano questo arcano. L'arcano maggiore di riferimento solitamente sono le stelle o il matto. Mentre perché si dice che è così innovativo, geniale, creativo, tanto da rasentare la follia, ma la follia quella buona, nel senso fare troppo. L'arcano minore, uno degli arcani minori è il fante di spade, poi abbiamo anche il 6 di spade, insomma ce ne sono, però diciamo che sia associa il fante di spade. Febbraio è detto il mese dell'acquario, anche se a febbraio poi cambia, ok? Il sole. Perché si dice il mese dell'acquario? Perché il sole è in acquario, il sole che è entrato il giorno 20, ripeto. Il giorno poi, a 19, passerà invece il sole in pesci, quindi le energie si tingeranno di altro. Quali sono i movimenti planetari più importanti di questo mese? Ma soprattutto, che cosa ci dobbiamo aspettare? Questo è il mese in cui Plutone comincia a fare il suo lavoro. Plutone è entrato in acquario il 21 di gennaio. E si è unito al Sole. Ricordiamoci che Plutone è il pianeta più lontano dalla Terra che noi abbiamo. Figuratevi che ci impiega 248 anni per fare il giro della Terra. 248 anni. E il Plutone, il dio degli inferi, quindi il dio delle profondità. È stato scoperto nel 30 e vi ricordo che in quegli anni fu anche scoperta la psicanalisi. Scoperta, cioè si parlò di psicanalisi maggiormente, quindi presevo la psicanalisi. Perché? Perché si scava all'interno della persona, della psiche, per trovare le verità. Quindi è un pianeta piccolo, lontano, nuovo, scoperto da poco, ma di un'influenza incredibile, incredibile. È detto il pianeta del potere. Ma non solo, ma non solo del potere. È detto anche il pianeta della ribellione. Ci sta. Incontrandosi con l'acquario diventa ribellione nel vero senso della parola, ok? È anche il pianeta della rivoluzione. Quindi, in qualche modo, è anche il pianeta dell'emancipazione, della libertà. O almeno diventa, scusatemi, emancipazione nel momento in cui incontra l'acquario. Diventa soluzione nuova, innovativa nel momento in cui incontra l'acquario. Perché? Perché si ribella tutto quello che è prestabilito, che è scritto, che è superficiale soprattutto. Ok? L'ultima volta che è stato in acquario si è scoperto che fu durante il periodo della rivoluzione francese, della rivoluzione industriale, della rivoluzione americana, quindi no. Immaginate l'impatto, no, di questo segno, di questo pianeta, scusatemi.
Ora è chiaro, ogni pianeta ha delle caratteristiche proprie. Le caratteristiche di Plutone sono soprattutto quelle dell'audacia, ma possono essere anche quelle della seduzione, della manipolazione. Non dimentichiamo che Plutone è il pianeta dello scorpione, quindi è un pianeta anche che ha a che fare con l'eros, con l'inconscio, ma anche con le paure più profonde. Ok? Parliamo del senso del potere, quindi se lo affrontiamo da un punto di vista positivo, questo senso del potere ci dà quella forza personale, interiore, che ci fa brillare, tra virgolette, che ci fa portare avanti, per esempio, i nostri obiettivi, che ci dà una grande capacità anche di elevarci. Se invece la forza, il potere viene gestito nella maniera più negativa, beh, stiamo attenti, per esempio, alle manipolazioni, al senso distruttivo del potere. Non ci dimentichiamo che il periodo in cui è stato scoperto, oltre alla psicanalisi, c'è stato un altro elemento importante, la bomba atomica. Quindi immaginate quanto è pericoloso questo pianeta. Ora, essendo il dio dell'occulto, il pianeta della profondità, degli inferi, dell'occulto, Plutone, dio degli inferi, dell'occulto, scusatemi, il pianeta dedicato a questo dio, chiaramente è anche collegato all'occulto e alla morte. Ecco perché la morte è la carta del scorpione, anche se alcuni tarologi affibbiano allo scorpione il diavolo, e devo dire anche io sono molto indecisa su queste due soluzioni. La morte comprende sempre la rinascita. Dunque, la capacità di trasformarsi, come dico sempre quando vediamo la morte, dico sempre: nulla nasce, nulla muore a se stesso, ma si trasforma. Quindi la grandissima capacità di trasformazione. Questo pianeta è quindi il pianeta della trasformazione più elevata. La prima trasformazione possiamo averla entrando in noi stessi, quindi praticamente, come ho detto prima, lavorando dentro di noi. Andiamo adesso a associare Plutone con l'acquario. Ne viene fuori un passaggio particolarmente importante. Prima, perché questo sarà un momento febbraio. A febbraio iniziano le grandi rivoluzioni interiori. Non siamo più disposti a sottostare a quello che dicono gli altri, piuttosto andremo a scavare nella profondità di noi e cercare di capire quali sono le risposte nostre all'ambiente. E questa è una cosa che comincerà adesso. Quindi grande momento di rivoluzione e di apertura con Plutone in acquario. Gennaio è stato un mese un po' veramente sottotono, anche se si sono visti, si è cominciato a vedere, soprattutto dal 20 in poi, qualche inizio. Quello che invece darà veramente l'inizio a questo scoppiettante avvio di Plutone sarà a febbraio. Tutto si comincia a muovere più velocemente. L'acquario è il ribelle, è l'anticonformista dello zodiaco. Plutone in acquario dà proprio ha in sé il seme della ribellione, e ognuno di noi sentirà dentro il seme della ribellione. In primis chiaramente l'acquario, ma anche l'ariete, anche il sagittario. Tutti i segni. Siamo stati abituati a questo Plutone in Capricorno, che è stato piuttosto severo, dobbiamo dire. Adesso invece abbiamo voglia di relazionarci in maniera completamente diversa, cominciando da noi. E
ribellandoci a tutto quello che di convenzionale finora abbiamo vissuto. Quindi dando sfogo alla nostra creatività, originalità, magari siamo attenti a non esagerare. Come vi dico, questo è l'imprinting di febbraio. Cominciamo così questo febbraio. Febbraio è il mese in cui semineremo progetti, faremo il punto delle cose. Dove vogliamo andare veramente? Qual è il nostro progetto di vita? Cos'è che ci trattiene a non essere chi siamo? Ecco, queste sono tutta una serie di domande che sicuramente in febbraio la maggior parte di noi sperimenterà, soprattutto l'acquario, diciamoci, perché il sole si accompagna, quindi il sole che è la chiarezza, no? Si accompagna a Plutone. Questo è un mese di movimenti, i pianeti veloci in questo momento sono tutti, sì, sono tutti in Capricorno. Parliamo di Marte, Mercurio e Venere. Questi tre pianeti veloci quindi in questo momento sono asfittici, ci danno un'energia che è abbastanza calcolatrice, organizzata, quasi statica. Il primo passaggio importante a febbraio ce l'abbiamo il 5, in cui Mercurio passa in acquario. La comunicazione diventa più libera. Per ora è stata un po' tenuta, trattenuta, non tenuta. La comunicazione diventa più libera, la comunicazione diventa più aperta. Ci apriamo finalmente agli altri, ricominciamo a comunicare in una maniera che è più, quasi più positiva per certi versi. L'altro pianeta, quindi vanno bene gli studi, vanno bene le comunicazioni in genere, soprattutto per i segni di aria, chiaramente, poi per l'ariete e il sagittario. Altro passaggio importante è quello di Marte. Marte entra in acquario il 13, il combattivo Marte. L'acquario ricomincia ad aver voglia di lottare, di arrivare ai suoi obiettivi, tra l'altro spinto anche, ricordiamoci, da quel Plutone che lavora nelle profondità. Dopodiché, l'altro passaggio è il 16. Venere passa in acquario. E questo un po' mi fa ridere, vi spiego perché. Per ora è stata in Capricorno, quindi severa, austera, rigorosa. Chi ha la Venere in Capricorno è un po' severo anche nelle relazioni, non si lascia andare facilmente. Adesso passa in acquario. Non è detto che sia meno severa in acquario, però. Perché in qualche modo l'acquario è anche, nella sua libertà, nel suo anticonformismo, è anche un segno apparentemente più freddo. Ok? Quindi la logica regna sovrana spesso, anche con la Venere nel segno, ma non è detto. In ogni caso si ritrova l'acquario, i segni d'aria, l'ariete, il sagittario ritrovano una grande voglia di amare, di abbandonarsi. Il 19 abbiamo detto che il sole entra in pesci, quindi cambiano le energie, da energie così molto di logica, molto di pensiero, molto di velocità, diventano, scendiamo di nuovo un attimo nelle emozioni. Il 23 anche Mercurio entra in pesci, quindi la parola, la comunicazione diventa più emotiva, e il 24 abbiamo la luna piena in Vergine. La luna nuova, questo mese, stavo dimenticando, si crea il 9 e si crea proprio in acquario, quindi il 9 di febbraio la luna si farà nuova in acquario ed è una luna particolarmente importante, ne parlerò nei post che metto nel blog del sito, perché si creerà in combinazione chiaramente con Sole in acquario, ma con questo Plutone. Quindi le forze, l'energia di questa luna sarà veramente qualcosa di potente.
La luna piena poi sarà in Vergine in opposizione ai pesci, come al solito, perché già il sole sarà nei pesci. Questi movimenti del mese. Spero di non avervi tediato, però mi andava di raccontarveli. Adesso, chiaramente, faremo un brevissimo excursus dei segni, ok? Tre carte per segno a raccontarci, così a mo' di raccontino, perché questi sono video di intrattenimento. Come sarà il mese? Ok, cominciamo dall'Ariete. Ragazzi, carta più bella non potevo uscire. L'asso di bastoni, però che si accompagna all'appeso. C'è questa voglia di iniziare, c'è questa voglia di farsi avanti, anche di una grande carica sessuale, devo dire, che vi arriva questo mese, Ariete. Ma d'altronde con tutti questi pianeti posizionati in acquario, Plutone in acquario, abbiamo detto il pianeta anche dell'Eros per certi versi, lo è Marte, ma Plutone è la sua esaltazione. Quindi in qualche modo Eros, impulso sessuale, ricordiamoci che è abbinato allo Scorpione, quindi agli organi riproduttivi, no? Perché ogni segno ha un è allocato in una nostra parte del corpo. L'asso di mazze mi dà l'idea dell'istinto sessuale più puro, ma non è solo quello, è la voglia, come ho detto prima, di cominciare delle cose che ci attraggono, verso cui, di capire quali sono le vere nostre passioni e dare voce a queste passioni. Cominciare in maniera diversa. L'appeso mi fa capire che non è un mese in cui veramente entriamo in azione. Diciamo che è più un mese in cui sappiamo cosa vogliamo, ma è più di attesa. Questa è la mia idea. Però sicuramente c'è grande azione. Qual è la canzone? Vabbè, manco a dirlo. Quando le carte devo parlare. La canzone del mese è Quanto tempo? E ancora. E poi ora è qui. Siamo attenti, Ariete. Ancora una volta mi dice che siete molto concentrati sul momento, ma che ci sarà da aspettare. Ma mi dice anche che ci potrebbero essere dei ritorni. Dei ritorni, non è detto di persone per forza, potrebbero essere situazioni. Potrebbe essere che finalmente l'Ariete esce fuori da un periodo abbastanza cupo, pesante, come lo è stato tutto il periodo in cui ci sono stati Plutone in Capricorno, 15 anni. I pianeti veloci in Capricorno, quindi si libera in qualche modo da tutte queste quadrature, ricomincia a vivere, ricomincia a credere nelle storie d'amore, nelle storie di sesso, in se stesso, in quello che volete, ma ricomincia a vivere. Ora è qui il momento, ok? Ma anche a sperimentare qualcosa che non sperimentava da tempo. Quindi Ariete, vai, vai a tutta birra. Oh. Io adoro il cigno. L'animale che ti caratterizza per questo mese è il cigno, che dice che è tempo per una profonda immersione. Immergiti nelle tue passioni, immergiti in una nuova storia d'amore, immergiti in te stesso, cerca di capire effettivamente cosa vuoi, qual è la tua strada. È il momento di riflettere. Infatti, ciò dice anche l'appeso. Questo non significa che è un momento di assoluto fermo. Ci saranno dei movimenti, ma questi movimenti concretamente, in maniera molto più incisiva, inizieranno più in là. Ok? Comunque, a tutta birra, Arieta, complimenti, mi raccomando. E adesso ti saluto. Passiamo al toro. Il toro chiaramente questo è un mese in cui si troverà tutto pianeti veloci piano piano in quadratura fino al 19, perché poi dal 19 in poi fortunatamente comincia ad allentare la quadratura, perché comincia ad entrare in pesci, quindi in posizione favorevole, e si trova in quadratura anche questo Plutone e il Sole in questo momento dal 20 di gennaio. Vediamo un attimo come il toro affronterà questo mese, che potrebbe essere pesante da un punto di vista energetico. Il re di coppe e il matto.
Grande voglia di amare, grande voglia di dire. Per qualcuno ci potrebbero essere delle storie in essere, però stiamo attenti. Il matto mi dice che qui ci sono delle difficoltà a concretizzarsi. Il toro potrebbe avere grosse difficoltà a concretizzare delle storie questo mese, ok? O anche ad affidarsi ai propri sentimenti, ad amare nel vero senso della parola, ad essere amato. Ripeto, quello che mi è arrivato per primo, perché prendo sempre quello, è la difficoltà a concretizzare le storie. Ognuno prenda quello che risuona, come al solito. Vediamo qual è la canzone. Averti addosso, qua non c'è. Amore, unico amore. Sotto c'era il mio coraggio, perché la prima carta effettivamente era il mio coraggio. Mi ripeto, quello che mi era apparso all'inizio, che il toro potrebbe avere difficoltà a vivere le storie. Ha bisogno di quanto più, non dico spavalderia, ma proprio coraggio possibile. Ha bisogno, vuole viverle, averti addosso, vuole sentire l'altro, vuole abbracciarlo possibilmente, vuole manifestare i propri sentimenti. Per farlo però questo è un mese in cui potrebbe aver bisogno di essere molto centrato e molto coraggioso. Il perché lo sapete solo voi del toro. Adesso andiamo a vedere qual è lo spirito del canarino. Il canarino è bella come carta perché mi dice che dovete cominciare a cantare la vostra canzone. Spesso il toro è un po' manipolatore come segno per certi versi. Almeno secondo, in alcuni casi, facciamo così, in alcuni casi, si adatta o fa adattare gli altri, no? A quelli che sono i suoi schemi. Il toro è creativo, il toro è pro lavoro, pro famiglia. Potrebbe essere, può, è anche un segno che a volte va in eccesso. Ha dalla sua la Venere e la carta dell'imperatrice, quindi l'amore incondizionato. Ma devo dire anche che spesso è un segno che in qualche modo, esattamente come l'animale, no? Va per la sua strada. E talvolta trascina anche gli altri. E li trascina in maniera molto oculata, molto intelligente. Questo però è il momento di seguire la vostra di strada. Quindi non trascinare o essere trascinati, ma di seguire la vostra di strada, di dire la vostra parola. Quello che mi è parso di notare è che questo mese in cui sarete un po' sottotono, perché dovrete approcciarvi agli altri, vorrete approcciarvi, ma non sarà semplice. Quindi, in qualche modo, le carte vi invitano invece a narrarvi, a dire di voi, ok? Almeno questo è quello che io ho interpretato. Adesso, Toro, io ti saluto, ti auguro di trascorrere questo mese nella maniera più bella possibile e passiamo ai gemelli. I gemelli finalmente stanno cominciando a risalire la china, hanno avuto un periodo abbastanza tostarello. Mantengono chiaramente la quadratura, come ho detto, con Saturno e Nettuno in pesci. Però il fatto che il Sole e Plutone siano in acquario, che poi i pianeti veloci che andranno pure in acquario, questo va a nozze con i gemelli che finalmente si libereranno e si sentiranno un po' sollevati. Vediamo qual è la carta per i gemelli di questo mese. Il 4 di spade col 10 di coppe. C'è tanto stress comunque ancora, gemelli, in qualche modo relativamente a situazioni familiari, relativamente a situazioni che hanno a che fare con l'armonia familiare, con dei progetti. Beh,
Il 4 di spade mi dice che ancora stai vivendo momenti di particolare stress, ok? Anche se, ripeto, questo è un mese in cui c'è una grande rinascita per i gemelli, però ancora, relativamente alle situazioni familiari, tiene banco lo stress. Vediamo qual è la canzone. Il tuo ricordo è mio amante amico. Qui ci sono persone che sono amiche, ma anche amanti, o che sono amanti ma anche amici, ok? O che sono amici e che possono diventare qualcosa di più. Il tuo ricordo mi dà l'idea che i gemelli ancora non hanno lasciato andare qualcosa del passato. Forse è quello quel 4 di spade, eh? Ci potrebbe essere dei gemelli che effettivamente hanno difficoltà a lasciare andare qualcosa, ok? Per questo il forte stress. Però mi sembra che siano sulla buona strada. Interessante questa carta del mio amante amico, perché non escludo che ci siano gemelli che possano trovare tra le loro amicizie qualcuno da amare, qualcuno a cui affidare un sentimento un po' più concreto, da amare o in maniera fisica o in maniera letterale, ok? Però c'è sempre questa sensazione che ci sia ancora qualcosa da superare con questo il tuo ricordo, eh? Vediamo qual è lo spirito del maiale che ti invita ad usare la tua mente in maniera più sana per certi versi, in maniera anche un po' più, non ti dico spirituale, perché non è spirituale la parola. Più saggia, ecco, devi usare la tua mente, la tua capacità pensiero, ecco perché non vi faccio queste cose che poi faccio sempre a sistemare, la tua capacità pensiero, la tua mente, la tua logica, in maniera un po' più saggia, senza, per dirla con un termine, esagerare. Mi veniva un termine un po' più da lettere, ma ho trovato il termine italiano, senza esagerare. Ok, gemelli, quindi mi raccomando, questo è un mese in cui le cose andranno meglio, anche se c'è ancora questo momento di stress legato a qualcosa del tuo passato che dovrai gestire. Ok, gemelli, però vedrai che le cose andranno molto molto meglio questo mese con tutti questi pianeti sei in forte ripresa, lo dicono anche le carte, solo che infatti avevamo il 10 di coppe, però dovrai gestire questo momento di stress. Gemelli, bye bye per ora. Adesso passiamo al cancro. Il mio amato cancro è la cancerina in ascolto, sa. Vediamo. Come sarà sto mese? Ti ricordo che fortunatamente i pianeti in acquario non ti sconfiffereranno, detto pure male. Non, diciamo che sono in una posizione non mi viene la parola italiana. Ok, neutra. Oh cavolo, non mi veniva la parola italiana. Sono in una posizione neutra. Ora adesso si piega. La posizione assolutamente neutra, quindi non ti fanno male. Ancora una carta di coppe. Qui abbiamo il cavaliere di coppe col cavaliere di denari. Interessante. Interessante. Qui c'è un progredire, un muoversi, sia delle situazioni sentimentali che delle situazioni economiche. Talvolta vanno di pari passo, nel senso che potrebbe esserci situazioni sentimentali nel lavoro e viceversa. Però quello che è importante è che ci sono dei movimenti questo mese di febbraio, movimenti che riguardano un miglioramento, ecco, facciamo così, della situazione sentimentale, ma anche se molto più lento, della situazione economica. Per qualcuno vuol dire che
Ci sono dei movimenti per la situazione sentimentale, ma sono molto lenti. Ok? Qualcuno si sta muovendo in maniera molto lenta, ma non ti preoccupare che tanto arriva. Stai sereno o serena. Quello che deve arrivare, arriva. Quello che si deve muovere, si muove. Ok? Secondo me, febbraio è un mese in cui qualche movimento potrai vederlo, Cancro. E ti dico che sono in ogni caso movimenti molto positivi, ok? Non ci sono carte negative. Vediamo qual è la carta. Ovunque sarai, è solo ieri. Quindi qualcuno di voi potrebbe aver chiuso o avere dei pensieri riguardo a situazioni di un passato veramente prossimo. Non escludo che ci sono dei Cancro che lanciano all'universo il pensiero, nel senso che sono molto legati a qualcuno a cui probabilmente erano, con cui probabilmente avevano un legame, un qualcosa, ripeto, nel passato prossimo. Sono molto legati e pensano di non riuscire a sottrarsi a questo richiamo, in ogni caso a questo legame, ovunque si trovino e ovunque si trovi l'altra persona. Io ti dico che invece, secondo me, questo potrebbe anche significare che in qualche modo il passato, ok, dovunque tu sia, te lo porterai appresso, però è un passato che non è così negativo, sappilo, ok? È un passato che alla fine sì, è un passato che secondo me continui a vivere in qualche modo. Il solo ieri mi dà l'idea che anche se è passato un bel po' di tempo, tu lo percepisca ancora come appena vissuto. Lo spirito è lo scoiattolo, e questo è interessante combinato con quello che ho detto. È tempo di lasciare andare. Quindi, caro il mio Cancro, questo è un mese in cui, secondo me, le situazioni si muoveranno e tu dovrai lasciare andare il passato. Quel passato che a te sembra sempre prossimo, ma che invece è veramente passato. Ok? In mezzo a questi giri di parole sono sicura che mi hai capito. Quindi mi raccomando, Cancro, comunque è un mese in ogni caso positivo. In ogni caso positivo, questa è la cosa più importante. Allora, Cancro, ti saluto e passiamo al leone. Il mio caro leone dovrà cominciare a pensare un po' più, concentrandosi, senza sperdersi, senza fissarsi. Plutone gli è completamente in opposizione, in questo momento c'è pure il Sole in opposizione, tutti i pianeti veloci entrano in opposizione. Questo non significa che le cose andranno male, come dico sempre, semplicemente che bisognerà organizzarsi meglio, anche nei pensieri. Vediamo che cosa ci dicono i tarocchi. Il cavaliere di bastoni col sette di spade. Sei orientato a muoverti, a seguire le tue passioni, però stiamo attenti a questa sfiducia, a questo dubbio, a questo muoversi in maniera così alla chetichella. Non c'è trasparenza. Questo è un mese in cui potresti non rilevare trasparenza nelle situazioni. Potresti essere tu, potrebbe essere la situazione in generale, ma ti renderai conto di quanto sia poco trasparente una situazione. Questa cosa sicuramente non è bellissima, però secondo me riuscirai a gestirla con questo cavaliere di bastoni, perché si muoveranno anche rapidamente le cose, ma si muoveranno, ricordati, in maniera che potrebbe essere di nascosto, ambigua. Potresti essere tu quello che la maschera, cioè non dire veramente le cose per come stanno, potrebbe essere l'altra persona o la situazione non essere chiara. Devi cercare tu di capire com'è, ok? Quindi è un febbraio in cui ti invito ad stare con gli occhi aperti, attenti, attento o attenta. Le carte, come al solito, al contrario. Andiamo a vedere.
quello che mi piace che faccio sempre con le carte chiuse, poi spiego che cos'è. È soltanto una canzone. Quello che fa male. È soltanto una canzone. Ci parla di un amore che sembrava bello, che sembrava conclamato, che sembrava a due e che invece in qualche modo lascia l'amaro in bocca. E quello che fa male in qualche modo me lo riprende, no? E questo sette di spade che non mi piace, quindi in qualche modo Leone, questo mese, che secondo me in cui andrai avanti, ok? Dovrai pensare molto a te stesso, ma contemporaneamente essere sempre molto accorto o accorta delle persone che ti circondano, perché potresti incappare in situazioni che non sono le più chiare e proprio per questo fare male. Quindi mi raccomando, Leone, occhi aperti questo mese. Vediamo qual è. Lo spirito del panda. Ma manco il panda questo. Che animale è? Ora vado a cercare. Me lo date un secondo che lo cerco? Ignorante forte io. Il tasso, lo spirito del tasso. Ma dicevo che mi sembrava che non fosse il panda, perché il panda c'ha proprio gli occhioni lì. Lo spirito del tasso. Bisogna essere senza paura e intraprendenti. Ok? Quindi, caro il mio leone, sii più intraprendente, sii senza paura e cerca soprattutto di essere guardingo o guardinga questo mese relativamente alle situazioni che ti circondano. Ok? Questo è il mio messaggio per questo mese per il leone. In ogni caso, bellissima questa carta dell'essere senza paura e intraprendente. Ok, quindi vai. Adesso la Vergine, sesto segno dello zodiaco. La Vergine, e questo mese ci sarà la luna piena in Vergine, quindi sollecitazione alla Vergine attinchi te. Da una parte perché abbiamo Saturno e Nettuno in pesci e la luna piena sarà in opposizione con questo Saturno. Quindi bella tosta, bella energia comunque. Ricordiamoci che in questo momento primeggiano i segni di terra in questo momento, perché i pianeti veloci sono tutti in Capricorno. Dei pianeti lenti abbiamo Giove e Urano in Toro, quindi fantastico. I pianeti veloci passeranno in Acquario, che comunque è in una posizione neutra per la Vergine, diciamo neutra per la Vergine. Per il resto abbiamo poi però dal 19 in poi un momento di non difficoltà, io lo chiamo di rallentamento, perché cominceranno i pianeti piano piano a entrare in pesci, quindi in opposizione. Ma per ora godiamoci sto febbraio con i pianeti in acquario, giusto? 9 di bastoni e paggio di spade. Effettivamente potrebbe sembrare un mese di difficoltà da queste carte. La Vergine dei segni di terra probabilmente è una delle più tribolate, probabilmente. Perché, vi ripeto, ha questa fortissima, fortissima opposizione. Però devo dire che il paggio di spade mi dà l'idea che ci troviamo di fronte a una Vergine che sarà particolarmente acuta. Saprà superare le difficoltà perché sarà intraprendente, soprattutto con la logica, con il pensiero. C'è una Vergine che spia le situazioni, spia come superare le difficoltà, quindi lo vedo proprio in questo senso, questo paggio di spade. Però le difficoltà ci sono. Potrebbe essere una Vergine che in qualche modo in questo mese si difende. Si difende in maniera estrema, perché? Perché sente di essere attaccato o attaccata. Ok? Magari non è che è attaccata la Vergine, è che si troverà
in situazioni non felici, felici come potevano essere quando c'erano tutti i pianeti nei segni di terra, ma ripeto, secondo me la Vergine è uno di quei segni comunque che può avere un bellissimo, soprattutto i primi 15 giorni di febbraio, ok? Molto molto belli. Andiamo a vedere. Su quel pianeta libero, e niente, non c'è niente da fare ancora, tutto passa. Ci sono le difficoltà, l'ho detto prima, ci sono difficoltà, però sarete assolutamente in grado di gestirle. Le gestirete con la logica, le gestirete con un pensiero che è positivo. Devo dire che siete molto nell'acquario, comunque su quel pianeta libero. Le gestirete possibilmente creandovi, ritagliandovi degli angoli di paradiso su quel pianeta libero, ok? Che possono essere di qualsiasi tipo, hobby, passioni, eccetera. Momento quindi di momenti di difficoltà, quindi nel mese di febbraio, la Vergine li riuscirà a risolvere tranquillamente e con un atteggiamento positivo, che è importante, e con la logica di sapere che può farcela, talvolta anche chiudendosi un po' in se stessa, che poi è tipico della Vergine. Però fortunatamente tutto passa, dicono qui le carte. Quindi, cara mia Vergine, non preoccuparti, qualsiasi possa essere difficoltà, passerà. Grillo. Lo spirito del grillo, sapete che è grazioso? Perché? Perché dovresti fare un salto di fede, ti dicono le carte. Tu ce l'hai quel tutto passa e hai anche per questo mese questo orientamento a superare le difficoltà. Beh, ti chiedono di essere costante, ok? Costante, fai però in questa tua costanza devi fare un salto di qualità, il salto della fede, perché bisogna attraversare un momento che è particolare, che potrebbe essere difficile, ma vedrai che ce la farai tranquillamente. Ok? Quindi mi raccomando, abbi fede, perché riuscirai a superare qualsiasi situazione si possa presentare. Ti ripeto, secondo me comunque febbraio non è un mese negativo. Almeno non i primi 15 giorni, sicuramente. Ok? E adesso passiamo alla bilancia. Grande riscossa per la bilancia. Il Sole e Plutone in acquario finalmente le danno forza. Poi ci sarà finalmente l'allontanamento dei pianeti veloci dalla Capricorno, quindi si toglieranno tutte le quadrature fastidiose. Quindi grande momento di riscossa anche per la bilancia a febbraio, che si presenta col 2 di bastoni e col 7 di coppe. Io quando vedo certe carte dico sempre: confusione, sarà perché ti amo. Allora, non lo so se è perché ti amo, però sì, c'è tanta confusione questo mese per la bilancia. Ha da fare delle scelte. E queste scelte, prima che le fa, le studia, le ristudia, le analizza, guarda le situazioni, la situazione da qualsiasi punto di vista, le cose negative, le cose positive, e quali sono i punti di forza. E quali possono essere gli svantaggi? Qual è la sensazione che vi mette, insomma? Prima di prendere una decisione, la bilancia già ce l'ha di suo, eh? Già ce l'ha di suo. Perché prima che arriva va in equilibrio ci vuole un po'. Figuratevi se deve prendere una decisione. E poi, se mi arriva la decisione col 7 di coppe, beh, secondo me ci sarà un bel po' a considerare le cose. È una decisione che deve prendere e che probabilmente prenderà in questo mese. Adesso vediamo se ci danno. Anche qui, ragazzi, ma che c'è con le amicizie? Allora, una decisione che deve prendere, ma che in questo momento mastica, che tutto il mese di febbraio mastica, rimastica, perché cerca di capire se fa giusto o sbagliato. Probabilmente per molti bilancia la situazione nasce all'interno delle amicizie. Perché fateci caso, tu mi piaci e amici per errore.
Quindi ci potrebbe essere all'interno delle amicizie qualcuno che vi attira e non sapete se dirglielo o no. Questo mi arriva così, banalmente mi arriva così. Ok, banalmente, chiaramente, ricordate che sono video di intrattenimento. Quindi credo che la confusione primaria, poi ci possono essere tante decisioni che dipende dalla bilancia, ma una delle confusioni primarie della bilancia di questo mese sia il fatto di avere tra le amicizie qualcuno a cui è particolarmente o particolarmente interessato. Ok, poi non escludo che ci sia effettivamente altro tipo di decisioni da prendere e ne vaglierà tantissimo la soluzione. Porta le tue idee alla vita. Questa è la razza, non so se la conoscete, è un pesce, insomma. Quello che è grande, no? Che ha tipo, sembra di avere le ali, enorme. Tra l'altro, se lo toccate, vi può anche dare la sensazione di corrente elettrica. Porta le tue idee alla vita. E stavo riflettendo guardando questa carta e guardando le altre. Caro il mio bilancia, se effettivamente tu hai qualcosa da scegliere, hai Plutone dalla tua parte, quindi cerca di scavare dentro di te qual è veramente la tua soluzione, qual è veramente la cosa che pensi ed esterna, cerca di esternare se ce la fai quello che hai dentro. Porta le tue idee alla vita significa dai vita, dai luce, dai sfogo alle tue idee, a quello che vuoi veramente. Ok? Quindi interessante anche questo messaggio per la bilancia. E bilancia, anche per te il mese di febbraio devo dire che non è negativo per nulla. Avrai da prendere delle decisioni e qualcuno sarà nell'ambito delle amicizie amorose cosiddette, ma non solo, non solo, ok? Ma soprattutto è un mese in cui potrai dar voce a te stesso, ai tuoi desideri, ai tuoi veri desideri, non quelli che vogliono gli altri, ma quelli tuoi, quelli più profondi. Ok, bilancia, bye bye per ora. E passiamo allo scorpione. Scorpione che con tutti questi pianeti in acquario non è che sia così felice, diciamocelo. Diciamo che tra i segni e lo zodiaco, lo scorpione è quello che nel mese di febbraio sarà il meno. Non dico fortunato, non mi piace questa frase, questo termine, ma diciamo che il meno spinto in avanti va, diciamo così. Ok? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere perché. Sole e Plutone ce li ha in quadratura. Poi anche i pianeti veloci, quindi Mercurio, Marte, Venere, andando tutti in quadratura, è abbastanza pesante, almeno fino al 19. Dal 19 già il Sole passa in posizione ottimale. Poi passerà Mercurio, poi passerà. Poi ci sarà Luna piena, che è una posizione bella perché è in Vergine, quindi, ma ricordiamoci che è un mese pesante, dobbiamo attraversare, l'ho detto di nuovo, Sole e Plutone in acquario, dobbiamo attraversare Mercurio in acquario, dobbiamo attraversare la Luna nuova in acquario, la Luna nuova in acquario, dobbiamo attraversare Marte in acquario, dobbiamo attraversare la Venere, quindi saranno 19 giorni pesanti, ok, però siete forti e ce la faremo. Qual è la carta? Il 7 di spade con la regina di bastoni. Qui c'è qualcuno che ha la maschera, che si nasconde, che non dice la verità. Il 7 di spade ed è relativa a passioni, non ci sono movimenti per lo scorpione questo mese, solo c'è il bisogno di non esternare le proprie passioni, non emozioni, le proprie passioni. Quindi sarà un
Uno scorpione molto sulla ritirata, devo dire, secondo me, ok? O perché ha paura che gli altri non siano onesti, o non essendo onesto lui, perché? Perché non può o non riesce o non vuole o non è nelle condizioni di esternare, quindi essere chiaro, quelle che sono le proprie passioni, ok? Passioni, parliamo di passioni. Probabilmente ha a che fare con qualcuno che è molto diretto, sarà lui molto diretto, forte, tosto, ma ripeto, non sarà leale, lo devo dire. Non sarà leale questo mese, soprattutto lo scorpione. Ora ha a che fare con persone che non sono leali, ma questa carta è tua. Ok, scorpione, vediamo perché, se riusciamo a capire perché, qual è la situazione di base che ti maltratta, tra virgolette. Resta e ovunque sarai. Beh, direi che qui parliamo proprio di situazioni sentimentali, soprattutto. Un po' alle corde questo scorpione, mi sembra, eh? Come se non volesse lasciare andare qualcuno, come se in qualche modo dovesse far bombisa a cattivo gioco, ovunque sarai. Quindi, sì, quello che mi arriva è proprio questo, che è uno scorpione che in ogni caso non mostra quello che prova, non mostra, o che sta giocando, ragazzi, o che sta giocando, che non è leale, perché sta portando avanti un qualche gioco che solo gli scorpioni sanno. Gli scorpioni sono molto vendicativi, tra l'altro, molto. Se uno scorpione si intendesse deve vendicarsi, beh, lo fa, e lo fa in maniera terribile. Quindi o sta portando avanti un qualche tipo di progetto del genere, oppure, come invece mi dà più la sensazione, è uno scorpione che nasconde la vera essenza. La vera essenza di quel resta, di quello ovunque sarai, eh? Quindi è come se volesse trattenere qualcuno che in ogni caso è lontano, ovunque sarai, e che penserà ovunque sarà. Insomma, interpretazione di mezzanotte dopo un giorno di lavoro, quindi dopo 15 ore di lavoro, effettivamente, quindi queste interpretazioni ci stanno. Allora, andiamo a vedere lo spirito della civetta o del gufo. Tu ora puoi riuscire a vedere chiaramente. E allora riprendiamo questa carta. Qui è tutto buio e questa persona è proprio al buio. Forse al buio questa persona non è vista, ma vede meglio. Ok? Mi è venuta così. Però sappi che pur in questo tuo non mostrarti chiaramente, in questo tuo agire così di sottecchi, di nascosto, oggi a febbraio sarai capace di vedere più chiaramente le cose. Ok, Scorpione, mi raccomando. Ok, chiudiamo con lo Scorpione che vedrà più chiaramente e passiamo al Sagittario, che in questo momento comincia a fare salti di gioia. È vero che c'è la quadratura con Saturno e Nettuno, però finalmente si alleggerisce e tutti questi pianeti in acquario, lui lo rendono felicissimo. Andiamo a vedere però in che misura. Ok, allora Sagittario, il 10 di spade con l'8 di denari. Grande senso di tradimento che si porta appresso sto Sagittario, però fortunatamente, soprattutto nel campo lavorativo, però fortunatamente c'è questa sensazione di doversi impegnare a superare il 10, è il massimo. Sopra di questo non c'è nulla, quindi che si può fare? Si può solo superare. Impegnarsi a superare questo gran dolore, questo senso di tradimento che vi portate appresso da un po'. Devo dire che questo è un mese in cui, secondo me,
Il Sagittario si impegnerà in questo senso, proprio a superare questa grande difficoltà che ha e che ha avuto e che ancora lo fa sentire, non dico inerme perché non è inerme, ma quasi impossibilitato a muoversi per certi versi, perché vedete, questa persona qui, manca a dirlo, ce l'ha appeso sotto, eh. Io volevo parlare di impossibilità a muoversi, mi è spuntato l'appeso. Questa persona è bloccata da tutte queste spade. Quindi è un Sagittario che ha grosse difficoltà a portare avanti le cose, che sono in un stadio un po' più avanti dell'embrionale, ma che sono sempre in fase organizzativa. Ok? Vediamo qual è adesso la carta. Quello che non sai di Roberto Vecchioni, ci sto pensando da un po' dei Negramaro. Cos'è che state pensando? Ci sono delle cose che nascondete, cose che vi feriscono e che vi hanno fatto sentire molto feriti e su cui state rimuginando. Beh, io direi che non è mai il caso di rimuginare, ma è il caso sempre di andare oltre, mi raccomando, ok? Fate che questo 8 di denari sia l'inizio, nel senso che sia il vostro sprone ad andare avanti, la consapevolezza di poter costruire e non sia invece la vostra carta il 10 di spade. Quello che non sai è di Roberto Vecchioni. È una bellissima canzone, però, come vi dico, qualcuno di voi, secondo me, tiene dentro qualche segreto, qualcosa che non ha detto e che non dice e su cui comunque che sta comunque alimentando. Ok, adesso andiamo a vedere qual è lo spirito dell'animale per il Sagittario. Il colibrì. Il colibrì è uno degli spiriti più belli che io adoro, che ti invita ad essere qui ora. Non vi trascinate le storie del passato, i dolori del passato. Costruite, organizzate, andate avanti, siate qui adesso. Il colibrì si libera, non solo. Il colibrì vola in tutte le direzioni, è l'unico animale che vola sopra e sotto pure. Quindi mi raccomando, questo è un grandissimo momento per voi Sagittario. Rilasciate il passato, ok? E rimanete fermi nel qui e ora. Nel qui e ora, il passato è finito, è chiuso, mettiamolo da parte, mi raccomando. Ok, Sagittario, ma in ogni caso questo è un bel mese per te, un buon mese. Certo, dal 19 in poi cominciate ad acciaccare perché ci sono i pianeti che cominciano ad entrare in pesce e tu con i pesci non è che ci vai così a nozze, però vedrai che le cose andranno bene. Allora, Capricorno, in questo momento hai tre pianeti veloci dalla tua parte, poi hai i due pianeti in Toro, ma chi ti ferma? Ma chi ti ferma? Sei uno dei segni, tra l'altro, favoriti in questo momento. Andiamo a vedere come sarà effettivamente l'energia di febbraio. Anche tu, Plutone se n'è andato, però il Plutone in acquario ti dà la forza della rivoluzione che forse non ti ha dato fino a quando era nel tuo segno. La regina di bastoni e la papessa. Quanta voglia di esserci, di essere attivi, di primeggiare, di essere determinati. Hai voglia proprio di trovare forza dentro di te, nel tuo profondo, anche di trovare quella parte femminile nel proprio tua. Ora, stiamo attenti ai segreti, stiamo attenti a quello che non diciamo, alle emozioni nascoste. In ogni caso, è un Capricorno completo per certi versi, riuscirà a trovare l'equilibrio tra la sua parte più attiva è più passionale con la sua parte più radicata, più emotiva, più perché ho la sensazione che è un Capricorno, che poi io mi fermo, no? Che è un Capricorno che
avrebbe tanto da dire. Però è un capricorno che è in pieno sviluppo spirituale, guarda le farfalle. Quindi è un capricorno che riesce a vedere di più il giorno. Il capricorno è un pianeta, un segno abbastanza ombroso. Però ricordatevi che è governato da Saturno, il signore del karma. Però in questo momento, in qualche modo, riesce a vedere la luce, riesce a vedere, a fare quel passo in avanti verso l'elevazione spirituale, verso l'ottimismo, verso una maggiore concretizzazione che forse finora non aveva fatto. Quindi febbraio benvenuto rispetto a questa, da questo punto di vista per il Capricorno, che farà tutta una serie, secondo me, di piani, ok? Che magari non li dice, li tiene nascosti, ma farà una serie di piani. Adesso vediamo ancora per il Capricorno. Ci sentiamo domani, che faccio? Ma non manca di dirlo, che ho detto io, farai i piani per il futuro, che ho detto? Ci sentiamo domani e che faccio? E questo, non ho altro da dire, Capricorno. Questo mese ti servirà per capire cosa dovrai fare domani, ok? Con chi dovrai rapportarti domani, ma soprattutto cosa fare da grande in teoria, ok? Qualsiasi sia la tua età, non importa, ma cosa fare, come muoverti nel futuro più prossimo, chiaramente, il domani, ok? Quindi molto interessante questo mese di febbraio. Mi è volata la carta per il Capricorno. Qual è la carta? La vita è un mistero. Questo che animale è? Il gatto delle montagne, dei nevi. Ora ve lo dico, va. Niente, avevo sbagliato. La lince. La lince rossa. La vita è un mistero. Interessante questa cosa. Che unita alla papessa ci sta tutta, eh. Quindi c'è in qualche modo l'idea del mistero per questo mese di febbraio, per il Capricorno, ma è un mistero che dovreste cominciare a svelare con questo che faccio. Io penso che ci sia tanta voglia di mettersi in azione per il Capricorno, ma deve cercare di capire come, ok? Ed è un mese in cui, secondo me, cercherà di capirlo, ok? Quindi, in ogni caso, un mese positivo, eh? Un mese assolutamente positivo. Quindi, Capricorno, ci vediamo a marzo. No, ci vediamo settimana prossima. Allora, adesso vediamo l'acquario. Che devo dire l'acquario? Che devo dire? Inizia un percorso di grande rivoluzione, di grande emancipazione, di grande senso di indipendenza, di grande ribellione. Si è stanchi dell'apatia, si vuole vivere. E questo sarà un mese in cui ci si riuscirà. Ancora sono 9 di bastoni e l'8 di spade. Allora, questo è un mese, secondo me, in cui l'acquario, che ha tutte queste potenzialità, cercherà di scoprire veramente anche lui come agire. Per farlo, però, potrebbe, dicono queste carte, potrebbe circondarsi da mura, che significa dialogare proprio poco con gli altri, perché sta cercando dentro di sé le soluzioni. Quest'otto di spade, ah, non lo vedete, scusatemi. L'otto di spade con gli occhi chiusi mi dà l'idea che l'otto di spade è chi si blocca da solo, no? Che in qualche modo, per cercare di trovare la soluzione, la verità, perché abbiamo detto che questo sarà l'inizio di un percorso in cui l'acquario cercherà di capire, così come tutti gli altri segni, dove andare, di uscire la verità da dentro. Beh, questo è un mese molto forte, ok? Quindi io penso che sia un mese in cui l'acquario avrà bisogno di fare questo lavoro, di capire dentro effettivamente qual è la sua strada. Tra l'altro, ricordiamoci che ha in Toro Giove e Urano, che sono tutte e due diretti ormai. Tra l'altro sono in quarta casa, quindi ha a che fare anche proprio con
con la casa fisicamente. Io credo che abbia bisogno di capire se è il caso di chiudersi, perché qui guardate, la sensazione è terribile. In entrambe le carte è chiusa questa persona. Se è il caso di chiudersi nella situazione in cui si è, o se invece bisogna aprirsi ad altro. Ok, questo è un mese in cui l'acquario potrebbe veramente rimuginare tanto, tanto, tanto. Vediamo. Le difficoltà oggettive ci sono, eh. Per qualcuno potrebbe essere una mancanza di comunicazione. Non passa e si può fare. Non passa. Qualcosa non passa. Un sentimento, una situazione, un malessere, una difficoltà. Si può fare, però mi dà l'idea che si arrivi a trovare la soluzione. O un'alternativa o la soluzione. Ok? Quindi è un acquario che in ogni caso è intraprendente tanto quanto basta per trovare la soluzione. La soluzione, sì, a situazioni che sembrano bloccate e che non vanno avanti. Ok? Lo spirito della balena, che io adoro, ti dice di credere nel grande mistero. La balena, tra l'altro, a volte si immerge per poi risalire e respirare. Quindi questo potrebbe essere un momento di immersione per andare a vedere nelle profondità di se stessi o della situazione qual è la si qual è, come si sta, quali sono, cosa si vede dalle profondità, nelle profondità, come possiamo raggiungerle certe profondità e come possiamo far emergere le cose più belle dalle profondità. Poi la balena con un guizzo, perché nonostante la sua mole sembra veramente un guizzo, si erge al di fuori delle acque a respirare. Quindi io penso che sia proprio questo febbraio per la balena, ok, per l'acquario, il momento in cui bisogna immergersi nel profondo, magari staccandosi da tutto e da tutti, per cercare di capire poi come riemergere a respirare. D'altronde l'altra carta era si può fare, quindi si trovano le soluzioni in questo mese acquario, mi raccomando, si trovano le soluzioni, che è la cosa importante. Adesso, e poi sarà un mese bello, te lo dico perché me lo auguro, capiamoci. Allora, pesci, tocca a te, ultimo segno, ce l'ho fatta, video lunghissimo, chissà quando caricherà. Io dormirò nel frattempo. Allora, il re di coppe col due di bastoni, che se non mi sbaglio avevamo trovato invertiti in qualche altro segno, non mi ricordo chi era, ed è interessante questa scelta. Re di coppe col due di bastoni, la voglia di amare, la voglia di dire, ma anche il bisogno di scegliere. Per qualcuno è l'attesa. Quindi i pesci questo mese che dal 19 in poi li vede protagonisti, perché poi marzo è il mese dei pesci, ma comincia dal 19 la scia. Comincia dal 19 l'energia a spostarsi verso i pesci, prima col sole, poi con Marte, eccetera, eccetera. Vabbè, con Mercurio, scusatemi. Quindi, i primi del mese sono asintomatici. Ma poi, fortunatamente, prendono un bello svolto. Ma tra l'altro anche i primi del mese, perché avere tutti questi piedi in dodicesima casa fa sì che i pesci, in qualche modo, si sentano veramente che stiano rinascendo. E si vede che hanno voglia di amare, hanno voglia di fare delle scelte, hanno voglia di amare questo mese, tanta, tanta. Bastardo. Ora esisti solo tu. Beh, ok. Se avete litigato con qualcuno, ok. Adesso capisco che vi siete orientati ad altro. Togliendomi la risata, ci potrebbe essere stato qualcuno che vi ha ferito. Però in questo momento mi sembrate molto proiettati
chi vi vuole bene, a chi vi tratta bene, a chi sentite di amare il re di coppe. Quindi se ci sono due strade, due scelte, quella un po' più tosta, negativa, manipolativa, non lo so, basta, insomma, non penso che possa essere qualcuno che sia positivo. Ora esisti solo tu, c'è un'altra scelta e lo vedo qui dal 2 di bastone, quindi i pesci potrebbero essere davanti a una scelta questo mese. Secondo me sceglieranno chi li fa stare bene e non è sicuramente il bastardo, almeno spero, spero. Poi ognuno di noi, ognuno di voi ha dei gusti particolari, ha dei gusti propri. A volte non riusciamo a vedere tra l'altro veramente davanti agli occhi le persone come sono fatte, però devo dire grande voglia di amare questo mese per i pesci. Anche per i pesci abbiamo il tasso, sì, senza paura ed intraprendente, quindi voglia di amare saltami addosso. No, c'era, ce l'hai i pesci, ce l'hanno i pesci la voglia di amare. La voglia di andare oltre, la voglia di dedicarsi a storie esclusive. Ora esisti solo tu, ok? Quindi mi raccomando, fatevi avanti, siate coraggiosi, siate intraprendenti. E buon febbraio a tutti.